che passa la polizia e tira dritto. Qua la notte, tutte le sere, cantano, ballano, bruciano, rubano, non se ne... Ma Marino dov'è? Dov'è Marino, scusate? Si ripete ogni mezz'ora questa storia, non è storia questa che si può vivere qua, è invivibile. Io gli volevo dire a Marino l'integrazione dei nomadi, quale integrazione dei nomadi? Dove? Questi non possono stare nel centro abitato dove abitano le persone. Quindi sono loro a fare questo? In linea di massima sì. Io non li vedo perché se li vedo scendo glieli suono di santa ragione. Ma non è possibile, abbiamo bambini, stiamo soffocando. Quando bruciano la spazzatura, qua c'è una diossina che ci va nei polmoni. Ma come si può fare tutto questo? Che mettono l'esercito, tutta questa spazzatura che buttano in mezzo alla strada? Il comune non la prende. Però è un problema che va risolto. E non va risolto così, che vengono ogni 10 minuti. Stanotte 3 volte sono venuti questi signori. È mai possibile tutto questo? Questo è il quarto incendio, però. Forse questo è il 200° incendio, non è il quarto. Non si può più. Perché la buttano e mettono anche fuoco. A voglia, che chiedete signori se mettono fuoco? Scusate signore, ma è la prima volta che mettono fuoco nella spazzatura? Purtroppo no. Basta, dai. Che prendono un provvedimento, che facciano qualcosa. Non lo so, devono mettere l'esercito, sta gente deve stare dentro. Quindi il problema è sono i nomi. In linea al 99% sì. Non si può richiedere l'esercito qua. Non si può vivere più. L'ha detto il sindaco, qua non so cosa è invivibile, fatto. Guardate, bruciano ogni mezz'ora. È un cittadino, questo frequentemente ci sono questi incendi? Sempre ci sono. Ecco, la signora prima diceva che sono i nomadi a mettere fuoco. No, è la gente che passa e mette fuoco, questo è la gente, è lo schifo di Reggio Calabria. Ormai siete abituati a questo? Sì, ormai qua nel rione Marconi siamo abituati. Incendi e spazzatura. Ecco, qui si può dire che lo Stato non c'è? No, non si vede affatto, non vedete, fanno quello che vogliono qui dentro, non c'è. Adesso se ne vanno i vigili del fuoco, tra poco si ritorna di nuovo. Tutto uno spazzatura un'altra volta. Ma da tutte le parti vengono, non è soltanto di qua. Questo è. Quindi questa è la pattumiera di Reggio Calabria? Sì, bravo. La pattumiera di Reggio Calabria.